25esimo episodio, Natale, signore, è passato, basta con questo Natale che ne abbiamo le palle piene, e anche le palle, le palle, doppio senso. No, non a caso, non a caso. Comunque, allora, presentazioni da Gilevolution, la figa, qui oggi siamo seri, ma anche no. Io esco dal canale, non mi serve niente. Silenzio, ok. Botte con le palle, borde palloso. Sono rimaste di Natale. Ho schiaffo col pensiero. Ok, oggi niente di materiale per Gilevolution, ecco il simbolo del non materiale. Vabbè, anche se più cose attiniste comunque. E quindi io direi di parlare al futuro. Sì, dici un po' che cosa vuoi dirci oggi? Futuro, ma adatto anche materia sua dopo, proprio lo speciale suo. Prego. Allora, prima di tutto parliamo di due titoli futuri che a me interessano molto. Sì. Dice, vabbè, prima di tutto GTA 5 che abbiamo prenotato ambedue, aspettiamo la posso, figa. Io posso prenotarla anche una settimana prima, nessuno se ne frega, quindi. Ah, perché sì, nessuno se ne frega. Secondo gioco, visto per continuare, per stare in argomento di settimana scorsa, noi usci pure Ultimate Ninja Storm 3. Ah, che tu hai preso anche il 2. E che mi è piaciuto moltissimo, devo dire. Beh, si sapeva. Sì, un bel gioco. È un bel gioco, sì. Consiglio a tutti, specialmente a chi non ha visto la serie Shippuden. Almeno si fa un'idea della serie senza seguire 9 miliardi di episodi in una volta sola. La consiglio a tutti. Un bel gioco, posso fare qualche impressione anche a caldo, più a caldo rispetto all'altra volta. Un bel gioco che mi è piaciuto davvero tanto. Non so se rispecchia molto bene la trama dell'anime, perché non ho visto l'anime, però questi... Che dici, specchia molto bene la trama. Sì, riproduce molto fedelmente, praticamente uguale, quelli che sono gli eventi del manga anime. Quindi non c'è veramente da preoccupare. Bel gioco, non costa nemmeno tanto, usato, lo consiglio a tutti, se lo trovate, acquistatelo immediatamente. Poi vorrei fare ancora, continuando col futuro, vorrei azzardare, diciamo, una previsione, un'ipotesi. Sì. Per quanto riguarda Microsoft, tra l'altro. Ah no, fra l'altro, qua mi guarda Microsoft e basta. Alza la voce perché sennò non si capisce. Allora, si vocifera in giro, più o meno su internet, no? Le solite voci. Che Microsoft stia sviluppando questa nuova console Xbox 720, fra l'altro si dovrebbe chiamare. Attenzione, perché queste sono voci. Sono voci, quindi. Precisiamo. Nemmeno io ci credo tanto. Vabbè, può darsi che sia in sviluppo, però ora come ora vedere un miglioramento dell'attuale tecnologia, dell'attuale generazione mi sembra un po' troppo prematuro. Beh, sì. Sì, vabbè. Anche perché materialmente è un software che, diciamo, amplifichi di molto la potenza, non esiste ancora. La Nintendo se l'è potuto permettere perché è rimasta un po' arretrata, quindi la Nintendo l'ha potuto fare, per quanto riguarda Microsoft è un po' difficile. Vabbè, alcune voci dicono addirittura che il lancio sia stato rimandato di 2-3 mesi, che doveva avvenire alle 3 di quest'anno, ma che sarà rimandato per colpa di problemi di hardware, che i dischi non girano come dovrebbero. Però io azzardo un'ipotesi. Abbiamo visto che che Sony, nell'ultimo periodo dell'anno, qualche mese fa, ha lanciato la nuova PlayStation 3. Quella che sembra col cassetto a garage. Che poi è una fregatura, 12 GB, vabbè. Per i collezionisti, diciamo così. Chi vuole spendere soldi inutilmente, via. No, per i collezionisti di auto d'epoca, visto che è il garage. Sì, Ok, comunque continua. Quindi ho pensato, perché Microsoft dovrebbe stare lì con le mani in mano e non fare una versione anche stagionale da 360 con Kinect integrato? Visto che addirittura su internet si vociferi che ci sia una specie di Kinect 2 con le immagini sul muro, vabbè, io già mi immagino i bug, metà faccia sull'armadio, metà faccia contro il muro a 3 metri di distanza, quindi una cosa improponibile. Un mostro, veramente. Un mostro, sì, sì. Magari chi ha quei letti con le spalline a ringhiera, vede sulla ringhiera un pezzo di testa, poi sul cuscino. Puzzle olografico. Sì. Quindi comunque, una puttanata proprio, sai, ci sarà enorme, perché a quel punto bisognerebbe avere una stanza a parte per la console. Vabbè, comunque. E detto questo, io porto avanti questa ipotesi, che credo sia la più giusta. E cedo la parola alla figa. Bene, figa, entra un po'. Entriamo in studio. In studio. E invece tu, niente di materiale nemmeno. Manca oggi niente di materiale. Ah, se fai di nuovo il gesto delle mani, niente di materiale. Niente di materiale, purtroppo. Quindi
di che cosa vuoi parlarci? Niente, farò anche io previsioni sul futuro, come ha fatto il cosiddetto mio compagno qui. È materia sua! Sì, okay, vabbè. Vai. Allora, andando in ordine cronologico, sì, partiamo con Ni No Kuni. Un titolo sì, che uscirà il 31 gennaio. Mm. Questo titolo, ho provato la demo, una demo di scarsi 30 minuti, proprio per vedere che cavolo è. Sì. Però dico, lo consiglio perché, allora, anzitutto le scene filmate sono state fatte dallo studio Ghibli, studio che è famoso per i suoi film giapponesi, appunto in Giappone, tra cui il mio amico, il mio vicino Totoro, il Porco Rosso e anche altri. No, vabbè, no. Sono come? Nomi di... No comment! Vai, no comunque comment. Vabbè, comunque le scene sono fatte dallo studio Ghibli, invece vediamo che il gameplay rispecchia un classico RPG vecchio stile, diciamo, non quei soliti di RPG di Final Fantasy tipo di oggi, che deve stare tipo fermo come un coglione lì, aspettare che il nemico ti pia, ammazzate e tu devi riprendere. Questo infatti è una nota molto positiva in confronto al gioco. Eh beh sì, direi. Direi, provandolo, diciamo che ho visto appunto un ritorno al passato, visto come fosse un tipo un Final Fantasy 9 oppure un Final Fantasy 8 dove potevi girare liberamente per la mappa, però vediamo inoltre che non c'è il solito fastidioso problema dei nemici che ti appaiono alle spalle come ti rompono le palle, puoi vederli benissimo sulla mappa e anche evitarli volentieramente. Questo è il primo titolo. Secondo titolo, che esce il 4 marzo, se non... The Winter Is... sbagliate. Infine di cosa parliamo? Tomb Raider. Ah, Tomb Raider. Nuovo Tomb Raider. Per tutti gli amanti... Sì, allora... Che se non mi sbaglio molti dicono che si tratta di un Nathan Drake effeminato, così, sì, vabbè. Effettivamente aveva anche una ragione, perché... Sentiamo invece le tue ragioni, le tue... Sì, opinioni. Perché... Il fatto di Nathan Drake forse è vero, perché ho avuto modo di vedere da alcuni video che anche Lara avrà situazioni in cui cadrà da spia polveri, da burroni, da soffitti, da piombi. Ecco, appunto. Avrà comunque anche lei momenti di felicità estremi, di dolore, quindi. Però a parte tutto, questo. Vabbè, no, lasciamo stare. Dolore del cazzo. Va bene, tralasciamo questi particolari. Vabbè, comunque andiamo. Però comunque vedremo una nuova Lara, non la Lara che abbiamo conosciuto dalla PlayStation 1, ma una Lara ringiovanita, nuova, da quando si è capito dalla trama che questa nuova Lara sbaccherà su quest'isola una fregata? No, vabbè, comunque si troverà questa isola non volendo, dovrà sopravvivere tra... Casualmente? Sì, tra pirati e nemici vari, dovrà sopravvivere costruendo anche armi come archi, sì, frecce, sì, polvere da sparo. Un ennesimo titolo che, insomma, ai fan Minecraft della saga potrebbe far piacere, io non seguo la saga. Ed è un po' Minecraftato a questo punto, con la costruzione di archi, frecce. Vabbè, questo per quanto riguarda, diciamo, te, diciamo. Sì, allora, adesso passiamo a me. Attenzione, anche perché sta incominciando a stizzicare stranamente. Per chi non sapesse cosa significa stizzicare, sta quasi per incominciare a piovere. Vabbè, non lo sanno, vabbè, perché comunque si capisce. No, sta piovendo effettivamente, però se ci sbrighiamo più. No, ancora all'inizio, comunque... Impaviti sotto la pioggia! Niente di materiale nemmeno per me, quindi stasera ragazzi nessuno di tutti e tre ha acquistato qualcosa, però abbiamo comunque tutti e tre delle notizie, quindi anche io, e in particolar modo sempre proiettato verso il futuro, quindi quest'anno il 2013, laddove mi occuperò di parlarvi in breve, in modo conciso, di God of War Ascension. Go Ascension e DMC Devil May Cry, su quale nascono comunque le solite polemiche che il Dante non è un Dante, eccetera eccetera, però io ho provato la demo e devo dire che le cose sono molto cambiate, quindi la Ninja Theory si vede palesemente che ci ha messo il suo zampino. O il suo zampillo. Oppure rimanendo sempre in tema analizio, il suo zampone. Ecco. Esatto, in tutti e tre i modi. E quindi è un Devil May Cry molto 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 cambiato, che si allontana sicuramente dal filone principale di quello che è di Devil May Cry. Il doppiaggio presente anche in italiano, un tantino scarso.
come è anche scarso la modalità Devil Trigger, che non ho ancora capito come funzioni esattamente, però comunque sono dell'idea che si deve provare, c'è stato il cambiamento, però si deve provare. La demo non mi ha soddisfatto per esprimere un giudizio preciso e ben forte, perché comunque potrebbe anche essere un titolo valido, diciamo, accettabile. Quindi per quanto riguarda God of War Ascension, devo dire che, facendo una metafora, God of War è un titolo da museo, è come se, non so, la Gioconda che è stata fatta venisse ripresa per delle correzioni. La Gioconda non deve essere più corretta, perché ormai la Gioconda quella è, quindi deve rimanere nel museo e non deve essere più corretta. Invece God of War ha fatto la stessa fine. Cioè, essendo un... no, sto dicendo un'altra cosa. Ok. Ma posso dire un attimo? No, essendo un titolo da museo, è stato ripreso, quindi quasi la stessa fine di un Assassin's Creed. Quindi prequel sopra prequel, cose del genere. Vedremo che cosa si sono inventati prima della morte di Zeus, perché ricordiamo comunque che il titolo ultimo è sempre God of War 3, e aspettiamo comunque di sapere, e non so se si saprà, la fine vera di Kratos, se è vivo, cosa che credo, oppure se è morto, cosa che non credo. Non speri, diciamo. No, non è. Vabbè. Io credo che non sia morto. Comunque, God of War Ascension, da provare, da prendere, perché no, anche questo. Comunque, mentre la pioggia aumenta, noi finiamo. La pioggia aumenta, sì, noi finiamo, vai. Quindi da assolutamente da un divertito G-Evolution. Una figa incappucciata. Ok, adesso vedi. Incappucciati anche tu. No, io ho già il caffè. Lo so. Dai, border. You, man.